siccome sono convinto che i cittadini di Foggia sono largamente ottimi cittadini, riesco a capire, o perlomeno ci provo, il senso di frustrazione che possano vivere. Però l'occasione che loro hanno è quella di fare una scelta per la vita, per il proprio futuro. L'importante è che ci siano per le persone giuste, le candidature giuste, i movimenti giusti che abbiano la voglia di dare riscatto alla città, e questo sarà soltanto rapidamente un brutto ricordo, il momento di partenza. Ma sono sicuro che era indecente, quindi noi stiamo parlando di una situazione che andava bene e è stata peggiorata dalla scelta. Stiamo parlando di una situazione indecente che si vuole migliorare. La scelta è stata una scelta pubblica. Il mondo della gestione dei rifiuti è un mondo pericoloso, difficile. E quella della scelta pubblica personalmente mi convince. È un servizio che è un work in progress, su cui bisogna stare sul pezzo. Non è facile. Io ho avuto l'esperienza recente dell'imposizione del porta a porta in una città complicata, la Cimignola, 60.000 abitanti, non è purissimo. Non è stata facile. Ma la qualità della città passa attraverso queste scelte. La differenza tra falsi e inesatti a volte è sottile. I dati sono importanti, che i dati devono essere quelli corretti è importante. È importante ottenere, credo che anche attraverso lo stimolo che viene avuto dalla stampa, questi siano stati corretti, si siano ottenuti. Bisogna lavorare sul pezzo, stare sul pezzo. La scelta personalmente mi convince. Le mie esperienze calabresi mi raccontano che quello è un terreno di cultura dell'attività mafiosa. Avere un apparato pubblico sotto controllo è un vantaggio. Poi 8 anni possono sembrare molto, e magari non sono neanche 8 necessariamente. Le amministrazioni hanno la possibilità di muoversi. Intanto andava fatta una scelta di carta, è stata fatta. Il mio impegno è quello di farla monitorare in modo tale che gli amministratori che verranno siano in grado di poter validare o valutare al meglio la scelta. Prefetto, un mese fa venne esattamente un mese